Io sono Massimo Garofalo e la mia impressione è che questo premio faccia bene in generale alla città dell'Aquila, che ha bisogno di queste iniziative, che sono poche e che vanno anche valorizzate di fatto quando ci sono. Grazie, sono Ludovico Amadio e credo che questo premio si fondi su un fondamentale valore culturale che è quello della poesia, che diciamo che il quale ha bisogno di una certa valorizzazione anche dal punto di vista dei lettori della comunità. E quindi questo premio, diciamo, caratterizza proprio questo aspetto che secondo me è molto importante. Io sono Chiara Duronio e ho apprezzato molto questa occasione perché ci ha permesso di avvicinarci in maniera attiva alla poesia e penso che sia un qualcosa a cui tutti dovrebbero dare una possibilità. Sono Ilaria Maccagli e sono onorata di aver partecipato a questo premio da giuria. Ritengo che la poesia sia molto importante per tutti noi perché il suo ruolo fondamentale è quello di eternarci e di proteggerci dall'insulto del tempo. Sono Marta Vittori e credo che questo premio ha permesso a noi giovani di toccare con mano ciò che è la poesia moderna, la poesia contemporanea e l'eccellenza soprattutto di questa poesia che appunto sono i nostri autori. Quindi vedo questa esperienza come davvero formativa e importante per noi. Gli studenti concorrono con la loro attenta lettura dei testi a definire il vincitore del premio. Sono studenti delle scuole superiori dell'Aquila e sono studenti e studentesse preparatissimi. Il premio vive con le giovani generazioni perché il premio attribuisce alle giovani generazioni il ruolo decisore del vincitore e i giovani concorrono anche con le loro poesie nella sezione speciale dedicata alle scuole superiori della provincia dell'Aquila. Questa è una caratteristica del nostro premio di cui vado molto orgogliosa perché lo distingue da tante altre cose più strutturate, più, come dire, legate a giurie tecniche senza il confronto con i giovani, che per noi è vitale.